Un anno difficile e diverso dai precedenti, ma ci siamo rimboccati le maniche per far fronte a tutte le novità che la pandemia ha portato, ottenendo comunque buoni risultati. Il sindaco Seri ha ripercorso tutto l'anno nella conferenza svolta questa mattina e seguita in diretta da Fano TV in piazza 20 settembre, all'aperto, ha spiegato il sindaco, nel rispetto delle norme anti-Covid, ma anche perché la piazza è il cuore della città. Tanti gli obiettivi raggiunti dall'amministrazione durante questo anno sotto tutti gli aspetti, a partire dagli aiuti alla popolazione con la consegna dei buoni pasto, alla riorganizzazione delle scuole per cercare di farle riprendere in sicurezza, ma anche sul lato dello sport con la riqualificazione del circuito Marconi e l'ampliamento al Palatrave che è in via di conclusione. Abbiamo attivato tutte quelle procedure per i nuovi progetti, abbiamo fatto dei lavori innovativi, delle riorganizzazioni, penso all'ambito sociale che ha avuto una vera e propria rivoluzione con grandi risultati, penso all'attività del turismo, anche qui con una nuova strategia, alla vivacità culturale, all'attenzione al nostro patrimonio, insomma all'attenzione anche alla città, al decoro. Ancora la strada ne dobbiamo fare, ma abbiamo impostato un lavoro importante per il 2021. Subito dalle prime settimane inizieranno quei lavori che hanno visto la conclusione degli iter amministrativi. Mi viene in mente la nuova caserma di Vigili del Fuoco, la Darsena Borghese, insomma potrei fare un lungo elenco. L'attività amministrativa è continuata, seppur con del ritardo dato dal lockdown, prosegue Seri, portando al compimento di progetti importanti, come, citandone solo alcuni, la realizzazione del nuovo ponte sul Metauro e l'attività svolta in difesa della costa. Grande anche l'attenzione dell'amministrazione all'ambiente, come dimostra l'analisi della zona industriale di aria, suolo ed acque e la mobilità sostenibile, con i lavori nel tratto che collega Ponte Sasso a Torrette. Sul versante della cultura, Fano si è poi distinta con le candidature a capitale della cultura e del libro. In conclusione, dice il primo cittadino, facendo tesoro dell'esperienza del 2020, l'amministrazione si prepara per affrontare il nuovo anno, con in programma l'accelerazione del piano regolatore, nuovi parcheggi, riqualificazione degli esistenti ed un'operazione nei quartieri, con una serie di interventi sul decoro per migliorare la qualità della vita. L'elemento che più mi piace è che abbiamo avuto la capacità di essere registi di una comunità che ha saputo fare squadra, ha saputo dialogare, ha saputo dare risposte insieme, dove ognuno attraverso le sue competenze, le sue professionalità, le sue disponibilità è riuscito a dare una risposta collettiva.